Una stretta di mano simbolica tra la città e le forze dell'ordine per far fronte al crescente allarme ordine pubblico, un gesto che si è concretizzato nella stipula di un accordo tra Ascom Confcommercio di Vittoria e il Sindacato Autonomi di Polizia. Stamani nei locali dell'Ascom la conferenza di presentazione del progetto denominato Insieme per una stretta di mano, un modo per porre l'accento sul crescente allarme ordine pubblico e sulla necessità di creare un rapporto sempre più forte e stretto tra i cittadini e le forze dell'ordine. Siamo in piazza per denunciare che la crisi purtroppo ha colpito anche il comparto sicurezza. È inutile nasconderlo, però in Italia abbiamo perso circa 10.000 poliziotti tra pensionamenti e mancati concorsi effettuati. Nonostante tutto chiediamo al cittadino, nonostante la nostra crisi, ci siamo sempre e possono fidarsi di noi. Chiediamo al cittadino una collaborazione più fattiva, che significa più telefonate arrivano al 113, più la sicurezza si alza. Ho sempre fatto volante, sono stato sempre a contatto con i cittadini. Questa forse è una delle poche volte in cui la polizia si è confrontata con i cittadini in modo diretto e con questa stretta di mano, un'iniziativa che è maturata in seno a una riunione nostra dell'ADP. Noi usciamo una volante di notte, a volte il questore ci dà pure la possibilità qualche volante di Ragusa per fare in modo che i cittadini si sentano sempre più sicuri. Il presidente dell'Ascom Antonio Prelati intanto ha evidenziato i molti casi di difficoltà in cui si trovano gli imprenditori. Questo accordo vuole essere uno sprono a denunciare. Stiamo assistendo a un vero allarme sociale a livello nazionale e questo testimonia le grandi difficoltà, i reati contro il patrimonio, le imprese, i cittadini tutti, ma soprattutto le fasce più deboli sono ormai all'ordine del giorno. A Vittoria stesso stiamo assistendo quotidianamente una frequenza di reati sempre più significativa e non è tanto quello che viene fuori dai giornali, ma loro testimoniano con tutto ciò che sta succedendo a Vittoria che c'è un quadro veramente molto, molto difficile.